Cable Park, incontro con Gianfranco Caudullo. Allora, via i sigilli, ma ancora è tutto fermo. Allora, sono stati tolti i sigilli perché la procura di Catania si è espressa dicendo che non esistono più argomenti per mantenere in essere il sequestro del cantiere. Tuttavia questo è un procedimento penale che deve concludersi con la fine del suo procedimento. Dal punto di vista amministrativo, il reato contestato di abuso è ancora in essere. Naturalmente un'amministrazione attenta avrebbe dovuto tenere conto di questa pronunzia della procura. Nonostante sia stato rappresentato questo documento, non se ne è tenuto conto nella recente conferenza dei servizi che si è svolta il 12 dicembre e neanche nella più ultima e definitiva, perché ha deciso alla fine di questo progetto, conferenza dei servizi del 4 gennaio, dove la società ha rappresentato una complessa nota dove erano rivendicate la giustezza di una procedura perfettamente seguita, dove erano state assolte tutte le carenze lamentate dalla regione a dicembre, e a gennaio si è potuto dimostrare che c'era una completezza assoluta degli atti e che la procura aveva disposto il dissequestro. In quell'occasione invece è stata comunque presentata l'ordinanza di demolizione da parte dell'amministrazione, cosa che ha lasciato la società esterrefatta, perché si credeva che a dicembre si fosse stata convocata la penultima conferenza dei servizi per ricucire un procedimento che sicuramente è molto articolato e complesso, che ha costretto il comune di Acireale a misurarsi con delle procedure nuove. Parlo della valutazione ambientale strategica, pedissequamente e completamente assolta dalla società. Parlo della procedura di variante semplificata, da molti equivocata con la variante ordinaria, ma è tutta un'altra cosa. Su queste procedure nuove, soprattutto legate ad un impianto innovativo, perché sarà uno dei più belli impianti europei, anzi sarebbe stato uno dei più belli impianti di uno sport nuovo, di una disciplina che diventerà disciplina olimpica nel 2024, e che stanno sorgendo impianti del genere come funghi in tutta Europa. Questo concerto di novità, da quelle ambientali a quelle dell'urbanistica, a queste proprio tecniche della tipologia dell'impianto, è la procura che non ritrova nessun elemento che determinano delle conseguenze. Avrebbero potuto costruire i presupposti per trovare una composizione a questa vicenda, che invece si è conclusa negativamente. Esiste una soluzione a questo problema? La soluzione l'ho un po' accennata in queste mie note. È chiaro, se ci si siede a tavolino con un atteggiamento compositivo, non con un atteggiamento ostativo, perché alle conferenze dei servizi si sono snaturate, nel senso che si incontrava, è vero, di faccia, ma ogni ente veniva con una sua carta scritta, addirittura col paradosso che erano protocollate il giorno prima. Quindi l'incontro, la rappresentante della regione che viene da Palermo si carica 2 ore all'andata e 2 ore al ritorno nella stessa giornata per portarmi un documento protocollato il giorno prima. E vi rendete conto di una logicità? A parte che la trasferta la paghiamo noi cittadini. Se la conferenza dei servizi non ha nessun atteggiamento compositivo, non si potrà trovare la soluzione. Da parte della società c'è la massima disponibilità. Ci sono 1000 procedure che possono essere perfettamente corrette stando nei rigori della legge, nei rigori assoluti della legge. E si può dotare il comune di Cireale del, veramente credetemi, questo è l'impianto che trasformerà in maniera epocale il territorio. Questo porterà come minimo 200.000 presenze l'anno, e considerate che ogni cittadino è una presenza stanziale, spende dai 100 ai 150 euro al giorno, sono 20 milioni distribuiti sul territorio. E perché noi costruiamo solo l'attrattore, non facciamo alberghi o villaggi come è stato insidiosamente inserito nei vari verbali che ci hanno, con cui siamo stati aggrediti. Non stiamo facendo speculazione, non stiamo costruendo nulla, solo un attrattore che porta ricchezza al territorio. Ringraziamo Gianfranco Caudullo, una buona serata.